Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie della provincia di Ancona. Al via la 50ª edizione della rassegna internazionale di musica sacra, Virgo Lauretana. Dal 7 all'11 aprile Loreto ospiterà cappelle musicali provenienti dall'Italia, dai vari paesi d'Europa e da tutto il mondo. Quest'anno i cori selezionati sono 14, di cui due italiani e gli altri ungheresi, francesi, libanesi e armeni. La commissione per la selezione dei cori partecipanti è stata presieduta dal maestro Monsignor Domenico Bartolucci, compositore di fama mondiale, il cui nome è da sempre legato a quello del coro della Cappella Sistina. Per l'occasione, il maestro Bartolucci ha composto una Missa Brevis che sarà eseguita da tutti i cori partecipanti a conclusione della rassegna l'11 aprile. Tra gli eventi previsti si segnala l'8 aprile il concerto di musica ortodossa. Sono più di 500 cantori che vengono per cantare le lodi a Maria a Loreto. Questa è la caratteristica più importante. Seconda caratteristica è perché attraverso la rassegna musicale noi facciamo conoscere questa grande ricchezza che abbiamo nel territorio. Loreto è una grande ricchezza e non solo religiosa, ma anche per lo sviluppo del turismo e soprattutto poi per l'arte. Ogni anno si sono cimentati in questa rassegna le più importanti organizzazioni, non solo religiose, ma che hanno una matrice comunque rivolta al canto gregoriano. Questa in particolare alla vigilia del Congresso Nazionale Eucaristico che si terrà ad Ancona nel 2011 riveste un'importanza particolare perché davvero qui si è fatto un salto di qualità e si è avuto per la prima volta anche il coro che viene dall'Ungheria, tutto al femminile di un'università molto importante. Quindi voci dal mondo, occasione per essere di nuovo protagonisti di occasione che creano punti di pace. Un bando per cofinanziare progetti che puntano alla commercializzazione dell'offerta turistica nel territorio anconetano. È quanto previsto dal sistema turistico della Marca Anconetana con il programma Sostegno alla commercializzazione, che stanzia 100.000 euro per sostenere tutti quei soggetti che vogliono migliorare la qualità della propria offerta turistica. Agenzie di viaggio, tour operator, ma anche associazioni e cooperative potranno presentare la domanda per accedere a un cofinanziamento pari al 35% del costo complessivo del progetto. È un incentivo non soltanto per la progettazione delle iniziative, comunque dei progetti legati alla pacchettizzazione sul territorio stesso, ma anche un incentivo all'avvenuta commercializzazione, quindi un pagamento effettivo al pernottamento di minimo 2 notti sul territorio provinciale. Obiettivo del sistema è quello di destagionalizzare l'offerta turistica e lo fa mettendo a rete, a sistema, tutti gli operatori che lavorano, appunto, che operano sul territorio della Marca Anconetana. E a proposito di turismo, a Senigallia l'ufficio IAT ha definitivamente lasciato la vecchia sede per trasferirsi in Piazza Manni, un'occasione per il comune che accorperà nella stessa struttura sia l'ufficio relazioni con il pubblico che l'ufficio turistico. L'apertura del nuovo punto avverrà il prossimo 19 aprile, insieme all'inaugurazione di un nuovo servizio 24 ore su 24, una postazione esterna disponibile ai turisti giorno e notte, esperimento che arriverà anche davanti alla rotonda a mare. Si è pensato di unire le forze con il comune, di ottimizzare e implementare il servizio dell'attuale punto informativo della città, garantendone un'apertura perlomeno nei 6 mesi clou continua e dotando la rotonda di una nuova postazione multimediale che sia in grado, adeguata ai tempi che corrono, di offrire tutte le informazioni su tutto il territorio. Quindi il servizio si diversifica, si aggiorna e si adegua ai tempi che corrono in un'ottima sintonia tra i due enti. Stanziati i fondi per la strada che attraversa la Gola della Rossa. Si tratta di 50.000 euro a favore del comune di Genga per riaprire immediatamente la via danneggiata dagli smottamenti provocati dal maltempo nelle scorse settimane. Verranno installate reti di protezione e si provvederà al consolidamento della roccia sopra la carreggiata. Tutti interventi indispensabili per eliminare ogni rischio all'incolumità pubblica. Questa era l'ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata!